Quanta previsione riusciamo a fare? Se guardiamo molti dei seminari che sono stati fatti in questa conferenza, hanno un carattere descrittivo, modellistico, ma poi alla fine non ci dicono se Ebola arriverà in Italia o no. E questa è la sfida che gli scienziati della complessità stanno affrontando adesso, e la risposta non è semplice. Però posso fare riferimento a quello che faccio io. Cioè, io mi occupo di laser, cosa c'è di più leggero di un laser, se pensiamo a Calvino. In realtà noi siamo riusciti a trovare la complessità anche in un fascio laser. Abbiamo visto che, se ci pensiamo bene, se lo guardiamo attentamente, come guardando attentamente l'acqua, noi vediamo che è fatta di molecole. Se guardiamo attentamente un fascio laser, scopriamo che è fatto di fotoni, cioè di piccole particelle. E noi adesso facciamo degli esperimenti in cui, utilizzando la teoria della complessità applicata a queste particelle, riusciamo a predire il comportamento di un fascio laser, ma riusciamo anche a fargli fare cose che non si potevano fare prima. Riusciamo a far passare un fascio laser attraverso la pelle, per esempio. Oppure pensiamo di realizzare dei materiali che rendano gli oggetti invisibili. Quindi ci stiamo riuscendo, stiamo imparando a fare delle previsioni e anche a utilizzare la fisica della complessità per fare delle cose nuove. Però se uno legge gli articoli, anche quello che hai fatto tu, sulla politica, c'è poco da dire sulla capacità predittiva. Al momento non siamo capaci. Però questa è la ragione per cui tante persone sono qui e perché ci sono 700 partecipanti a questa conferenza. Eresia. Poi facciamo il dibattito sulla politica. Chi torna domani sera lo rifacciamo. Invitiamo anche l'amico Nat Silver, persone che veramente si stanno molto rompendo la testa su tutto questo. Clima è l'altro grande, per quanto riguarda l'opinione pubblica, è tema su cui è la complessità, perché poi i grandi, ci sono studiosi ormai sul clima, ci sono grandi partiti ideologici, ci sono partiti non ideologici ma partiti, ci sono interessi, e tutti acchiappano la complessità per dire: ho ragione io, no, hai torto tu. Allora, chiamavo ovviamente il professor Carlo Jäger, che è il direttore del Global Climate Forum e docente di sistemi sociali a Potsdam e Pechino. Lo presento, io ero già in dialogo mentale con lui, ma ve lo presento. Ha scritto tra l'altro un bellissimo articolo su questi temi, sul Sole. Andiamo. E come dice lei, cioè il clima, il tema del clima è diventato un terreno di battaglia dove sono in gioco degli interessi giganteschi. Cioè Exxon è una delle più importanti ditte al mondo, le sette sorelle del petrolio, l'industria automobilistica, è tutto un mondo già di per sé dove le poste in palio sono giganti. Poi abbiamo le nazioni, l'America, l'Arabia Saudita, la Russia, e tutto questo gioca. Stranamente il tema del clima però è riuscito a cristallizzare veramente un movimento di opinione pubblica globale. Ci sono le ricerche, lei va nelle Filippine, in Cile, dove vuole, e la gente sa che esiste questo problema, e in genere la gente è nervosa e pensa bisognerebbe fare qualcosa. A Firenze ora, proprio qualche giorno fa, c'è stata la tromba d'aria, e così l'uomo comune si pone la questione e vede Piazza Signoria bianca a settembre e dice: ma cosa sta succedendo? E poi nei mass media sente: ne avremo di più e ne avremo di peggio. Ora, siccome è diventato un campo di battaglia, nelle battaglie uno tende a semplificare: quello è il nemico, questi sono gli amici, no? È comprensibile, ma è molto pericoloso, perché abbiamo a che fare con un problema complesso. Non è vero che, per esempio, il cambiamento del livello del mare sia una cosa che si può calcolare bene e dove si può dire facilmente cosa succederà nel Tirreno e cosa succederà nell'Adriatico. Sono cose, per l'appunto, complesse. E lì devo dire, secondo me, i mass media, e ci tengo a sentire come la vedete voi, fino adesso non giocano un ruolo molto appropriato. Io faccio il paragone, onestamente, con la Gazzetta dello Sport.
qualsiasi appassionato di sport sa che una partita di calcio è una cosa molto complessa. E non scherzo, la gente è capace di accettare la difficoltà di fare un prognostico, ma di valutare certe tendenze. Quando parliamo di clima tutto questo si scorda. O sei dei buoni e allora dici questo, o sei dei cattivi e allora dici quello. Devo dire che anche noi scienziati abbiamo le nostre difficoltà, perché francamente è vero che ormai chiunque viene con uno studio che mostra che il cambiamento del clima è ancora più drammatico di quanto già si pensasse, eh sì, gli vengono ossequi, gli vengono soldi, gli viene attenzione. E questo non aiuta a fare una discussione appropriata. Ora, non c'è nessun dubbio, numero uno, che il problema è uno dei più grossi che avremo non negli anni, ma nei secoli che vengono. Stiamo facendo una cosa immensa con il pianeta. E due, come dicevo all'inizio, che le poste in palio sono molto, molto grandi. E vorrei cogliere questa occasione per dire che la scienza dei sistemi complessi potrebbe e dovrebbe aiutare a dare alla discussione sul tema del clima la complessità che per l'appunto sarebbe necessaria. Se non arriviamo a fare questo, continueremo a vedere una situazione come ce l'abbiamo ora, dove capi di Stato, scienziati, continuano a dare l'allarme, dire tutto molto, molto pericoloso e francamente a fare molto, molto poco. E questo deve cambiare e spero che la ricerca sui sistemi complessi aiuti e ci stiamo lavorando. Grazie professor Jäger. Poi diciamo, purtroppo ormai lo schierarsi è diventato la regola, che prima la scienza doveva essere meno polarizzata, ma adesso lo è. E per chi di voi segue il calcio, visto che il professore ha citato il calcio ha cambiato e sta cambiando i modi di relazionarsi tra l'allenatore, i giocatori, l'analisi della partita, proprio grazie allo studio di dati e reti che questi invece autorevoli professori usano per cose molto più serie. Intere squadre cambiano il modo in cui tirano un calcio d'angolo o battono un rigore. C'è un paper molto bello su come si battono i rigori e che analizza praticamente tutti i rigori che abbiamo visto alla televisione degli ultimi, da quando c'è la televisione, degli anni 50. E interessante, poi leggetelo. Dando la parola al professor Stefano Mancuso, verrebbe da dirle, professore, perché un docente di arboricoltura all'Università di Firenze e direttore della Potenza Internazionale di Neurobiologia Vegetale qui a discutere di grandi... Me lo chiedo anch'io. Grandi, però prima le anticipo due cose, che non so cosa abbia letto, ma mia madre dice, lo so, viene quel professore che sta costruendo il computer vegetale. Invece oggi su Twitter ho letto un cardiologo, un serio e importante cardiologo, che dice sono molto contento di quello che dirà il professor Mancuso, perché alla fine la gente, e ovviamente ce l'ha con i giornalisti, perché poi alla fine tutti sempre ce l'hanno con i giornalisti, diceva i giornalisti smetteranno di scrivere, era ridotto allo stato vegetale, di poveretti, quali certo. Già sono nei guai, dice, ma non è, lo stato vegetale non è un insulto. E beh, questo è verissimo, io... L'ho scritto diverse volte, che quando si dice che un uomo è ridotto allo stato vegetale per dire che non è più in grado di sentire nulla né di avere alcuna capacità cognitiva, questa è una stupidaggine enorme, perché le piante, questo diciamo, credo che sia questo il motivo per cui sto qui in mezzo a della gente che si occupa di complessità, sono degli organismi estremamente complessi, per quanto avrete capito che dalle partite di calcio all'acqua, a qualunque cosa, praticamente questa è una cosa tipica dei fisici, si occupano di qualunque, riescono a occuparsi di qualunque cosa, perché tutto è complesso. E le piante sono degli organismi complessi e sono, prima si parlava di proprietà emergenti, no? Tipo quando si mettono insieme tanti, penso scusatemi se semplifico troppo, quando si mettono insieme tante unità di qualche cosa vengono spesso fuori poi delle proprietà emergenti, come per esempio appunto si citavano prima le molecole d'acqua,
ce ne servono tante per poter fare poi i liquidi, il vapore e il ghiaccio. Ecco, le piante, e questo sarebbe una cosa importante da capire, si potrebbe dire che la vita animale è una proprietà emergente delle piante, nel senso che è un dato che non si normalmente sfugge, ma praticamente se noi pesiamo tutti gli esseri viventi di questo pianeta, il 99,7% del peso che pesiamo è fatto da piante. Tutti gli animali insieme rappresentano uno 0,3%, così una percentuale veramente minima di tutto quello che è vivo sul pianeta. E questi esseri viventi... Cioè, sì, per puntualizzare, 0,3 sono animali e uomini? Tutti insieme. 99,7% esistono diverse stime che però variano dal 99,5 al 99,9 sono piante. E queste piante, fra l'altro, sono degli organismi straordinari, sono delle vere e proprie reti viventi loro stesse, e questo è, ci avviciniamo al punto del computer vegetale, nel senso che intrinsecamente una pianta è costruita come una rete, non è fatta come noi. Noi siamo, diciamo, abbiamo un centro di comando unico, degli organi unici. Quando se ne rompe uno è un problema. Le piante non hanno organi unici, distribuiscono su tutto il corpo quello che noi animali concentriamo in singoli organi specializzati, e così, diciamo, praticamente potremmo dire che respirano con tutto il corpo, cosa che fanno, digeriscono con tutto il corpo, sentono e ragionano anche con tutto il corpo. Quindi sono una... Io la devo interrompere, mi devo perdonare, perché so che ha alzato le antenne di tanti. Che vuol dire ragionano con tutto il corpo? Fino a che lei dice sentono, si alimentano, respirano, ci arriviamo tutti. Ma che vuol dire che ragionano? Perché io ho fatto un po' di compiti con i ragazzi, quindi le faccio una domanda. Ma che vuol dire ragionano le piante? Ragionano è un termine molto, diciamo, basato sull'uomo. Però sono esseri cognitivi, possiamo dire questo. Cioè sono in grado di risolvere problemi, sono in grado di apprendere. Ovviamente stiamo parlando di problemi che riguardano il mondo delle piante. Io faccio una domanda, se sbaglio mi dice sbaglio. No, c'è un incendio in una foresta, gli alberi sanno che c'è l'incendio, quindi non hanno Renius 24, però sanno, cioè non è che arriva l'incendio e l'albero si incendia, sa che sta accadendo un avvenimento. Sì, ma le dirò di più. Ho detto una stupidaggine? No, per nulla. Però quando io l'ho saputo, per questo momento svenivo, quindi anche loro stanno svenendo in questo momento. Mi spieghi perché? Le piante sono paradossalmente molto più sensibili rispetto agli animali, per un motivo anche banale se uno ci pensa. Immaginiamo un animale e quando qualche cosa cambia nel suo ambiente e diventa pericoloso, scappa. Questa è una risposta stereotipata, si dice anche noi. Facciamo la stessa cosa, no? Scappiamo sempre quando qualche cosa di nuovo anche succede. Le piante non hanno questa possibilità, però hanno una possibilità diversa, cioè se riescono a sentire con grande anticipo che qualche cosa sta cambiando nell'ambiente che li circonda, ovviamente se arriva il fuoco c'è poco da fare, ma se riescono a capire per esempio che sta diventando più freddo, sta diventando più caldo, ci sono dei patogeni, ci sono degli insetti che li andranno a mangiare, allora riescono a cambiare la loro anatomia e la loro fisiologia in tempi molto stretti e comunicano questa notizia. Voglio raccontare una storia che può interessare, perché solitamente si pensa che le piante siano delle cose completamente passive, alla mercé per esempio degli animali, completamente. Una quindicina di anni fa in Botswana decisero di proteggere un particolare tipo di antilope che viveva lì, che era molto predata dai bracconieri, quindi presero
30.000 di queste antilopi e le chiusero in un enorme parco recintato della grandezza più o meno di mezza Toscana. Ora, queste antilopi che prima erano libere di vagare, diciamo, su un ambiente molto più grande, iniziarono a insistere su una superficie molto ridotta rispetto a prima e quindi a predare le piante, quindi a nutrirsi delle piante in quantità molto maggiori rispetto a prima. Queste piante cosa fecero? Nel giro di pochi mesi, 2 o 3 mesi, iniziarono a uccidere queste gazzelle. Nel senso che le gazzelle morirono tutte quante, ne morirono circa 25.000 su 30.000 e all'inizio non si capì cosa era successo. Si pensò che fosse stato un virus o altro. Poi si scoprì invece che il vero motivo era che le piante, via via che erano iperpredate, hanno innalzato la quantità di tannini dal 4%, che è una cosa digeribile, all'8%, che le rende mortali. E non solo, avevano anche comunicato questa notizia intorno, per cui tutte le piante, diciamo, non solo del parco, ma anche al di fuori, avevano innalzato questa quantità di tannini e quindi una capacità anche di difesa. Teniamoci il computer vegetale per dopo, anche perché ce lo devo dire a mia madre, però stasera quando bagnerete il basilico lo bagnerete con maggiore rispetto di come avete fatto finora, con molto maggiore rispetto, perché sapete che vi guarda, dice stasera di buon umore, di cattivo umore, e poi la storia del tannino, sarebbe anche occupato. Perché c'è il tannino che sta sempre in agguato. Ho ottenuto per penultimo il professor Pietro Petrini, che è docente di neuropsichiatria a Pisa, proprio perché la speranza segreta è gli animali, le piante, i sistemi complessi, la fisica, la borsa, il clima, però magari noi come esseri umani restiamo al di fuori da questa nuova metodologia di analisi, ma la sua presenza qui ci fa sospettare che neanche noi sfuggiamo. Ma in realtà noi siamo esseri animali in tutto e per tutto e condividiamo addirittura con le piante molte cose, sicuramente con gli altri animali, e come io spesso sostengo, la vera differenza tra noi e il resto del mondo animale, ciò che veramente ci rende umani, è la capacità di chiedersi il perché delle cose. Tutte le altre cose e le qualità che spesso riteniamo siano peculiari dell'essere umano, in realtà le ritroviamo, seppur certamente in misura inferiore e molto meno sviluppate, però le ritroviamo negli animali. Pensate all'empatia, alla teoria della mente, cioè la capacità di pensare che cosa un altro stia pensando, cosa l'altro si aspetti da noi. Chiunque abbia un cane sa che i cani